Ciao a tutti, siamo al Museo Civico alla Ponzione di Cremona. Dietro di me c'è il quadro dell'Arcimboldo in esposizione, però di fianco a me c'è Alfredo Castelli. Buongiorno a tutti quanti. Allora, io comincerei a fare alcune domande. La prima tra tutte non è una domanda, ma è una congratulazione, i suoi primi 50 anni nel mondo del fumetto. Grazie, non so neanche io come prenderli, perché preferirei che fossero i primi 20 e aver 30 anni di meno. Comunque, meglio così che peggio. 50 anni del fumetto vuol dire un esordio nel 1965. Esattamente. Il primo personaggio fu Scheletrino. Il primo personaggio fu l'indimenticato Scheletrino, che era una scellerata sciocchezza che però per strane ragioni si ricordano tutti. Sì che quest'anno ho fatto preparare una maschera di Scheletrino e abbiamo fatto una specie di happening a Rimini in una manifestazione di fumetti. E questo mi ha fatto piacere perché in fondo era come ritornare indietro nel tempo. Scheletrino fu pubblicato da Diabolic. Però oltre a Scheletrino, subito dopo furono scritte anche storie di Diabolic da parte sì, sua. Sì, sì, io ho iniziato, a parte il povero Scheletrino, ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare in un periodo dove non c'era molta concorrenza. Io ero veramente più giovane, ma di gran lunga in quel momento, cosa che adesso non mi succede più, che peccato. Beh, sta di fatto che c'era spazio abbastanza e ho subito cominciato a lavorare per vari editori, per la televisione, perché ho fatto parecchio materiale con Maria Perego, quella di Topo Gigio, per i Caroselli, di cui credo di essere ormai, e qua faccio un sacco di scongiuri, però stiamo parlando di tanto tempo fa, uno dei pochi superstiti di quelli che hanno scritto Carosello, perché io giovane c'erano gli ultimi anni, nel 65, a me fa molta impressione a pensare che persone che adesso hanno la mia età e che ho conosciuto in quell'epoca difficilmente sono da questa parte della barricata, perché dovrebbero avere 120 anni o più di lì, che è un po' tantino. Effettivamente un po' tanto. Sì. Torno sul discorso di Diabolic. Che ricordi ha delle sorelle Giussani e di quel periodo in Astorina? Ah, le Giussani erano e sono divenute delle amiche. Le ho conosciute proprio agli esordi della carriera, perché io sono andato lì nel 64, Scheletrino è uscito nel 65 e Diabolic, il primo numero, era uscito nel dicembre o nel novembre del 62, quindi praticamente avevo un anno di vita al di là dell'anno solare, sono usciti 15 numeri forse, 12 numeri, ed erano due signore molto garbate e mi ricordavano due vecchie zie, no neanche due zie, non vecchie perché non lo erano affatto, due simpatiche zie che mi hanno preso a ben volere e con cui ho mantenuto un rapporto fino a che sono morte, prima Angela e poi Luciana. Se non sbaglio verso metà anni 90. Dunque Angela è morta intorno all'88, non ricordo mai le date esatte delle morti. E Luciana una decina d'anni dopo. Angela era apparentemente la più dura delle due, mentre in realtà forse la mente più precisa era Luciana. Appunto ne ho solo dei ricordi simpatici, mi facevano ridere a volte perché parlavano come qui, qua e qua, mancando qua, cioè una diceva una cosa e l'altro la ripeteva subito, sì è vero, eccetera, eccetera. E lì è stato un periodo abbastanza divertente. Io non ho scritto tantissimi Diabolic, ne ho scritti un po', alcuni dei quali sono enormemente ristampati. Per esempio è uscito adesso vuol dire a ottobre, un'ennesima ristampa della morte di Eva Kant, che è stata la mia prima storia e che credo che sia la quindicesima, non so quante volte è stata fatta. Ebbene, è stato un periodo che comunque non ne ho fatte tantissime altre. Mi ha divertito molto conoscere il marito della Giussani, che era Gino Sansoni, che era uno stranissimo individuo, un po' piratesco, un po' imbroglione, ma a cui volevo molto bene e che mi ha insegnato tantissime cose nell'ambito dell'editoria, tra cui l'arte di arrangiarsi e di cavarsi dai guai, che secondo me è utilissima. Ottimo, facciamo ancora un passo più avanti e arriviamo nel Corriere dei Piccoli, dove ha creato personaggi interessanti come l'Omino Bufo, come gli Aristocratici, in più ha lavorato con personaggi come Bonvi, Ferdinando Tacconi, Carlo Peroni. Quanto è stata importante questa esperienza? Corriere, più che Corriere dei Piccoli, era il Corriere dei Ragazzi. Il Corriere dei Ragazzi che era una costola del Corriere dei Piccoli creata da Giancarlo Francesconi
e qua torno a fare gli scongiuri perché anche lui ci ha lasciato qualche giorno fa, alla bella età di 90 anni, quindi non un bimbo, però la cosa è dispiaciuta molto perché il Corriere dei Ragazzi, tramite Francesconi, è riuscito ad aggregare parecchie persone, questo veniva 40 anni fa, che ancora si frequentano, abbiamo continuato a frequentarci e continuiamo a farlo. Per esempio andare a trovare Francesconi era un'abitudine, una volta al mese almeno si andava a Maggioni, di Gennaro, io, Alvaro Mazzanti e altri a fare questa mangiata insieme. Quindi era un giornale che è stato molto aggregante. Al di là del fatto appunto personale, era un giornale che secondo me è stato estremamente importante nella storia del fumetto italiano e dell'editoria per ragazzi italiana, perché ha lanciato per esempio il giornalismo fumetti. Nel Corriere dei Ragazzi c'erano delle vere e proprie servizi giornalistici fatti a fumetti che toccavano argomenti che non erano solo argomenti leggeri, ma toccavano per esempio la storia del bandito Giuliano, piuttosto che e tantissimi anche argomenti di carattere sociale. Il maestro di questo tipo di narrazioni era Mino Milani, il quale invece vive e lotta insieme a noi, grazie al cielo, che era ed è tuttora bravissimo e che era uno scrittore che secondo me ha formato una serie di lettori, come me peraltro, con dei racconti bellissimi, delle storie bellissime, compreso un western che si chiamava Tommy River. Io non ho mai amato molto i western, ma questo mi piaceva in particolare. E poi al Corriere dei Ragazzi c'erano tutti i migliori autori di fumetti riconosciuti attualmente dalla critica, da Prata, Battaglia, a Toppi, a Buonvi, a Tacconi e via dicendo. Passo ancora più avanti, però tra qualche minuto interrompiamo un attimo e ci troviamo a breve per la seconda parte. Ciao a tutti!